Dario, guarda vacanze natalizie della Universum, va bene? Film con, Basta! va bene, no, vediamo, fidiamoci di Shurippu, dai. È un film proprio, va bene. Vabbè, questo è da denuncia penale, cioè l'Universal. Ma tu perché mi ami? Io ti amo. Girls better than 3D girls. Io no, ma mi soffermerei sullo sfondo con cecchetti e arredamenti. Dove cazzo l'ha trovato sto sfondo? Ma poi cos'è uno stadio? Che cazzo è? Dei bagni? Ma Perché così. si baciano anche. perché c'è Timmy Turner? Sì, abbiamo capito, ma adesso come minimo dovete regalarci un bel bacio, eh? Luci spente. Ragazzi, ma che Non devi cazzo è, rispondere a ragazzi? voce. Che cazzo è questa roba? Abbi pazienza, non è che stiamo qui a dare spettacolo noi. Mamma. Ma io mi sento male, te lo giuro, cioè. Bomba, raga. Trama. Federico è di nuovo in vacanza con i Siamo a suoi amici, letto! ma non riesce ad accettare una vacanza senza la sua amata Fiona Ryder. Però, riuscirà a trovare una soluzione per far combaciare nel verso giusto amore e amicizia? Chi lo sa? Ripartite di già! Vabbè, Timmy, ci avranno i cazzi loro, le gare, eccetera. Che ci vuoi fare? Fammi Ma capire, tu adesso parla ti sta... romano, Gesco. Ci avranno cazzi loro. Adesso scusami, ma andrei a godermi la serata, se permetti. Cioè, andiamo a trombare con una ragazza 2D. Ma queste sono riprese vere, eh? Poi tutto green screen, vabbè. Ma poi scusa, il mostriciattolino? Lui è innanzi alla prestazione, ragazzi. È vero che hai pianto come una mammoletta quando sono andata via? Cosa? Brava lei a Io doppiare. piangere? Ma no, me ne sono fatto una ragione. Camicia cavalli è Più o bellissima meno. comunque. Ma se mi hanno detto che non hai smesso di urlare il mio nome per almeno 3 giorni? 3 giorni? Da. Quattro forse. Madonna, che Mi sento recitazione, ma è male, tutto mi sento bellissimo. male. Io sto male, È levi. bellissimo, è bello il green screen, è bella la camicia cavalli, è bello il capello da beccaccino, da playboy. Lei che parla con la bocca chiusa, è tutto bellissimo. Il fatto è che quando ti penso io non posso neanche pensare che tu possa essere lontana. Ok. Dovremmo affrontare una relazione a distanza, tra pianeti. Tra Sicuro puoi pianeti? farcela. Beh, Ma non conosco la certo. lore di questo universo, credo che... Beh, a parte il frame è meraviglioso. E magari addirittura innamorarti di un'altra. Santo cielo, Fiona, cosa vai a pensare? Santo cielo, ma chi lo usa, santo cielo? Una cosa da film americani doppiati. Io ti giuro. Si sta guardando In lo alto. scoiattolo più che lei. Till next time. Vabbè, comunque, Sul mio cuore. ok. Qui siamo ai livelli di chi ha incastrato Roger Rabbit. Ora sta guardando lei, però. Che ti amerò per sempre. Ovunque tu sarai. Mamma Oddio, mia, dai, voglio ragazzi. vedere che si baciano, per Ma come fanno a favore. Dai, vedo che baciarsi? si avvicinano. Ti E poi prego. ci sarà la dissolvenza in nero. No! Ecco. No, dissolvenza con i fiocchi Solo di la neve. carezza e basta. Allora, ragazzi, lo radiamo al suolo questo posto? Lo radiamo al suolo questo posto. Lui, nonostante siano passati 4 mesi, non riesce a smettere di Perché pensare a poverino, si è lei. proprio impegnato, Boia, ma capisci? deve, veramente. Patrick, scusa, Ma salve, ti perché sono ci sono Alberto. questi qua? Ah, perché secondo me ci sono i vari universi dei cartoni animati, capito? E Ma chi è quindi che Fiona colli. Ryder? Di che Non cartone è? lo so, sai. Ah, di Scan to Go. Ah, ok. Cioè, ma non se lo incula nessuno Scan to Go. Sì! Ma che cellulare è quello? Te lo manda il condizionatore. Che ci posso fare se non riesco a pensare ad altro che a lei? Adesso arrivano le vacanze natalizie, la rivedrai, non sei contento? Capace lei si è trovata un altro. Ti rendi conto di quanto tempo stiamo senza vederci? Da qui ad Halloween non mi sembra così tanto tempo. Ma scusa, ne hanno passati 4 mesi. Ha detto che l'ultima volta l'ha vista Halloween. Come le vacanze natalizie. Non torna mia una sega. Sì, vabbè, dai, muoviamoci a partire che è meglio. Boh, bimbi. Ecco, c'è la riccione. Però sta inquadrando una rotatoria con dei bus e basta. Sì, speriamo che Fiona sia già arrivata. Ma Basta! va a cagare, va. A sorella. Fede. Oh, che cazzo? Perché? Zaccitel, perché? Perché? Zacce. Ma perché?
Io e Lindsay ci siamo lasciati, ma ovviamente sempre rimasto. Disney Lohan? No, chi è? Lo sai che avevo anch'io una cotta da piccolo per un personaggio anime? Di che cartone? Di Ramma. Chi è? A shampoo? Sì. Vabbè, ma tutti, cioè, penso. Io tutti, quelli di tutti i cartoni mi garbavano, tutti gli uomini. Cioè, speriamo siano morti tutti. Ehi, Fede, ma non era Zatch quello? Ma dove corre? Da un pezzo che non lo vedo. Volevo farci una chiacchierata. E se Zatch si è scappato perché ha avuto una storia con Fiona? Avete smontato SpongeBob? Presidente? Presidente? Cosa è successo? No! Il cambiamento! Perché è arrivata, eh. È arrivata, ragazzi. Guarda, c'è una dea. Ma è arrivata in che senso? No, è arrivata, c'è una dea, amore. C'è una dea. Aspetta, faccio il cambiamento. Avete smontato SpongeBob? Cioè, però non va bene così, ragazzi. Addio, no! Amore, calmati, calmati. Ora si illumina la notte a Riccione a dicembre, vedi? Con la Coca-Cola virilissima. Ma poi perché non riesce a aprire una lattina di Coca-Cola? E soprattutto che tecnica è quella di ciucciarsi le dita per aprire una lattina perché di Coca-Cola? Fatto male. Ah, era la gag tipo ok, interessante. Purtroppo non posso farci niente. E lo so che eravamo d'accordo. Io pensavo di essere libera in questo periodo, ma non è così e l'ho scoperto da poco. No, gli ragazzi. Altri mi hanno suggerito di non venire qui solo per una sera per complicarmi le cose, ma l'ho fatto per te. Basta, io non ce la faccio più, ragazzi. E bisogna un attimo preoccuparsi di Xuanima, ragazzi. Io sono ancora attratto dall'universum, eccetera. Quella roba lì era incredibile. Io devo scoprire... Questi di Dragon Ball voglio provare a vedere se riesco a trovare il primo episodio. Lei come sta? Bene, sta riposando. Perché ridi già, scusa? Vabbè. Cosa hai scoperto? Come credevamo. Con la decessione del Supremo... Il decesso del Supremo, la decessione. Questa è la recitazione del Russare, è meraviglioso. È la Madonna, non c'è bisogno di spaccare il telefono per interrompere la sveglia. Cazzo, che cattiveria. Cosa? Non ho capito. Comunque sempre modello Vanzina, eh. Cosa sta succedendo? Tutta la mattina che questo bullo mi schiavizza. Che problema hai, amico? Il problema è che manca lo zucchero nel mio fottuto caffè! Ragazzi, questo passaggio è interessante però, eh? Evapora su, forza. Evapora. È un po' più lento, cioè si prende più sui te, è più kubrickiano per alcune cose. Questo andrebbe veramente portato in pubblica piazza e bruciato mentre la gente ci fa i canti indiani intorno per evocare qualsiasi demone o qualsiasi dio che lo distrugga perché non esista sulla faccia della terra. Senti, hai visto Conan? No. Conan, no, vi prego, c'è Detective Conan. Comunque, come fai tu ad essere così sicuro di te? Mi baso solo sull'esperienza. Quello era un senza palle, fidati. E per di più, sai che ti dico? Basta storie sentimentali, mi sono stufato. Da ora sono un rapporto occasionale, amico mio. Ah, proprio devo. Cream pie e via, cioè si fuora i culi e poi basta, senza pensieri, senza affetti, bene, rude proprio. Non capisco perché no, proprio Timmy come amico immaginario comunque. Io avrei scelto tipo Action Man, addio SpongeBob. Vuoi proprio andare a Riccione anche quest'estate, Patrick? Ah, bello, SpongeBob e Patrick vogliono andare a Riccione in vacanza, è la loro meta esotica. Quanto ci vuole ancora? Sono ore che siamo in viaggio senza nemmeno una Ma io ormai mi sono spoilerato tutto, in vacanze natalizie, cazzo, si sa che vanno a tromba. Ah, eccola, ci siamo! Ma si sta preparando, lui sta ungendo il cazzo intanto, eh. Ma non pensi di annoiarti? Annoiarmi a Riccione, io. Ma per favore. Ma io ora, questo Riccione come meta dei sogni, come cazzo,
Non capisco perché dargli un'importanza così grossa al Riccione. Cioè, tranquille. La stessa rotatoria di Vacanze Natalizie. Cazzo, lui è tornato da una partita di golf. Ah, c'è la parentesi comica, ciao, forse. Fede! Ciao, Fede! Ciao, Patri! Basta così. Tanto uno dei pochi possessori di PS Vita al mondo, penso. Sempre per entrare a quest'ora? No. Ah, è la mamma che recita. Ma che palle, sui. Ah, sì, nonna, no. Ritornavi presto. Ma lo so che non è alzato la mattina. Ma ci senti si sorna, non scassare sempre, mamma mia. Che poi credo sia l'unico nipote che se la prende così con la nonna. Di solito le nonne sono mega gentili. Ma queste sono le paranoie. Ah, beh, sì. Ci si lava i denti così. Ma non c'è bisogno di incazzarsi così perché c'è il dentifricio. Cioè. Ma poi ci si lava i denti o il giubbotto. Madonna. Tipico bagno anni 80 delle nonne, tra l'altro. Sommata imposta alla scatola. Ma scusa, no. Oh. No, ragazzi, aspettate un attimo. Ragazzi. Colpo di scena. Sciarchella ha comprato dei CD da Media Shop del chip, il negozio del chip, Media Shop. No, no, guarda, guarda sulla scatola. Media Shop c'è solo lui. È il negozio del chip, gli ha comprato di sicuro qualcosa, qualche pennina, qualche CD. Beh, è già aperto, si vede benissimo, però lo sforzo incredibile di aprire il pacco. Madonna, Rambo. Quindi il chip sta generando la trama di questo corto, di questo primo capitolo della trilogia, interessante. C'è scritto scemo? No, Sonic. Questo l'ha scritto il chip. Do you want to play with me? Ah, anche in inglese, attenzione. L'ho letto bene poi perché il mio inglese è proprio shish. Vabbè, però già ti dicono che sono gli Renzi, poi se ci fai anche le citazioni. Sarà lo scherzo di qualcuno. Ma chi conosco io? Come chi conosci, scusa, anche cioè sei solo, non conosci nessuno. E mo che ne devo sapere io della parola chiave? Vabbè, sarà la frase in inglese. Tua madre in calda boia? Come? È Sonic the Hedgehog classico. Creepypasta? Va bene. A volte le cose che iniziano male sono quelle che poi possono avere un'evoluzione fantastica. Possono addirittura rendere la tua vacanza indimenticabile. Madonna, che saggezza. Lui è saggio, è forte. È il numero uno. Mi ha fatto molto piacere sollevarti il morale. Cambiata la fotografia completamente, era tutto bianco. Non si permette di trattare il mio amico Tim in questo modo, ha capito? Bello che c'è lei, non so se vedete nello sfondo, c'è lei che sta attraversando con una busta di qualcosa in mano, probabilmente sta portando la droga a questo cancello, qui dentro questa casa, che c'è, sono gli amici che l'aspettano per fare la cappata, come si dice qui in Toscana, cioè fumare i torboni, far, insomma, non so nemmeno... Ma emanare il fumo così nella stanza, così da fare la cappata e respirare anche il fumo passivo. E qua invece c'è una macchina con dei carabinieri dentro, pronti a intercettare lei che sta attraversando la strada. Sono gli sbirri che la fermeranno sicuramente, le faranno il culo, assistenti sociali, casino. E loro rimangono senza droga e quindi quando uscirà di galera o comunque quando... finirà la sorveglianza speciale, probabilmente non le saranno più amici perché hanno paura che lei possa essere comunque un'informatrice o comunque una persona poco affidabile, quindi lei perderà sia il suo futuro perché non la assumeranno più da nessuna parte, sia non avrà più amici perché non la cagheranno più, e anche il rispetto della sua famiglia, che non sapevano che fumava torboni, finirà subito istantaneamente. Spaccheremo tutto e mangeremo Krabby Patty alle 3 del mattino mentre ci raccontiamo le favolette. Le favolette? Ci spacchiamo di bamba, sniffiamo la bamba dal culo di Conan, queste cose lì. Invece no, si è trattenuto abbastanza. Madonna, lui emana saggezza, cazzo. Il punto non è questo, il punto è che tra un giro di parole e l'altro
Concludete voi con la rima? Dunque, con la rima sarebbe gelato. Vi siete presi un bel gelato? Nel culo. Quindi è come pensavo io, tra un giro di parole e l'altro ti sei fottutamente innamorato. Allora ragazzi, voglio sfruttare l'occasione per fare una piccola parentesi su fottuto. È una cosa che abbiamo preso per via dei doppiaggi americani, che loro usano spesso fucking, e quindi fottuto, ma è veramente brutto quando si sente dire a ripetizione fottuto prima di una parola, perché non è una cosa che ci appartiene e secondo me fa schifo al cazzo anche da sentire. Sì, esatto, e con il fottutamente ha indicato quanto sia grossa la cosa. Dunque, dimmi tutto quello che sai di lei, coraggio. Cazzo, uno stalker, magari non sa niente di lei, magari si risiede insieme a lei per una seconda volta per un appuntamento. Ah, sa, ciao, come stai, tutto a posto? Ma io penso che Duce in realtà era un grande. Ah, arrivederci! Come ci si fa a innamorare a prima vista, sì, cioè. Ma porca... Allora... Madonna, voleva dire forse Conan. Ehi, guardate questo spot, forse è lei. E si sta cacando addosso, si sta sborrando nelle mutande. Ma cosa stai dicendo? Niente. Porco due, ragazzi, qui siamo a dei livelli veramente incredibili. Poi è bello, c'è anche il sottofondo tipo Christian De Sica e Massimo Boldi, Nero i parenti, On the Gold. Sai che mi ha detto Lindsay? Che vuole pensare solo allo shopping. Sì, scemo te che cerchi una ragazza che ti dice una cosa del genere. Ma a parte, perché sto dando consigli a Tini Turner una roba del genere? Cioè, sto entrando, Sto entrando nel mood, sto entrando dentro la sua follia. Ci sono due tipi di attrazione, quella fisica e quella sentimentale. La mia probabilmente una delle più sentimentali che abbia mai provato. Mamma mia, incredibile. Ma spero, non ci ha parlato due volte, ragazzi, due volte. E tu ottenga tutto quello che vuoi. Anch'io per te, Fede. Addio, la scopano loro due. Buongiorno. Ma cosa sta succedendo? Che ci fai qua? Volevo farti un rocchettone mentre ti svegliavi, ma non ci sono riuscita. Che sta confidenza che si entra così in camera degli altri, oh. Ma perché si sta tappando i capelli? Oddio, ma davvero questi capelli, m'ha visto? Ma erano uguali a prima, sempre. Fede è appena sveglio, è impresentabile. Se questa non si innamora, so cazzi. Vabbè, ho capito, ma se si attacca a queste stronzate deve morire, cioè, si scherza. Questo è un nascondino. Decimo. Oddio, forse lo metto in culo, ragazzi. Io voglio arrivare a meno male siamo arrivati a questo punto qua. Che ne dici se te lo metto in culo? Se Dio Madonna, ti rendo più liscio il buon del culo con un po' di burro. Speriamo solo che Shrek non sia geloso. A schiaffi mi piglierei, a schiaffi proprio. Dai, bestemmia, Cristo. Poi questo è il green screen più bello del film. Cazzo! Ma perché devono... Vabbè, tranqui, c'è... No. Devo rovinare tutto, sempre! Ora che l'ho vista meglio com'è lei, di carattere, di tutto, cioè di tutto, proprio... Di come è composta, diciamo. Come è composta? Cazzo, è una formula chimica. Attenzione, parte la musica soft-porn, ragazzi, ci siamo. Guarda, potrei perdonarti con una colazione, ma... Ancora. Lui, cazzo, è intrippato con le colazioni, Cristo. Cioè, le tromba tutte sul tavolo di Bonanna davanti a Bondi. Vediamo un po' quanto ci metti a questo. Tu pensi di essere furbo, ma non lo sei. Lavata nemmeno la scelle. Con te come si comporta, Fede? A volte è un po' strano, ma mi fa divertire molto. Bene, peccato che adesso voglia solo rapporti occasionali. Come, scusa, perché? No. Perché Timmy, secondo me, si scopre che si vuole inchiappettare a lui, Il male stressa!
è impazzuto. Che succede? Forse Squid e SpongeBob avevano ragione. Cioè? Su cosa? Io per voi in fondo non conto niente. No, così, attenzione, adesso c'è anche la... la sottotrama drammatica così autocommiserativa di Patrick Stella. Ragazzi, ma come cazzo si fa a credere a questo sfogo, a questo canto disperato di Patrick Stella? Dai, chiedigli cosa è successo, è l'unica speranza che hai. Oggi, se ti va, vorrei passare un po' di tempo con te, perché... Addio, glielo dice? Perché? No. Beh, come dire? No. Con te non ci si annoia mai. Ah, farci allarme, dai. Allora, cosa vuoi fare di bello? Shopping? Vuoi vedere le vetrine? Oppure, che ne so, cinema, sala giochi? Ma che proposte sono? Una... tutte proposte trash anni 80. Andiamo avanti, dai. Ma perché tu sei sempre così carino con me? Scusate, era incazzatissima. E poi adesso dice questa stronzata, non ha senso. Fede, ascolta, ti spiego meglio dopo. Ma ora Fiona crede che tu voglia solo approfittare di lei. Cerca di fargli capire che non è così. Falle capire, però, beh, non importa. Senti, ti va un po' di altalena? Oh, sì. Wow, cioè, altalena, cazzo. Assolutamente. Totale. Teso? Mm? Teso. Teso grato che sei qui. Ma che cazzo stai dicendo? Io mi sono innaffiato tutto il giardino dell'albergo che sta lì dietro, ma proprio cespugli e siepi. Bravo. Bello il commento di lei. Bravo. Come, non so se vi ricordate Nemo, no? Quando viene a galla la bolla e c'è... Non mi ricordo se era il pelicano, fa... Bravo. Ci vogliamo fidare? Ora è tutto così, è tipo la canzone di Alle Strade Tese. Evviva la fidanzata. Conan sta facendo un rocchettone a qualcuno, perché in ginocchio, scusate. Che ne potevo sapere io che poi avrei incontrato una persona che mi avrebbe fatto ta-ta-ta-ta-ta-ta al cuore, che... Accitazione a Boldi addirittura, ragazzi, ma qui si vola altissimi comunque, so io cosa fare. Glielo mette in culo mentre dorme. Cos'è, il finale di Evangelion? Allora... Congratulazioni. Ce la facciamo un ultimo cappuccio e brioche prima che parti, eh? Lui è trippato con la colazione, è peggio del figlio di Walter White. Ah, le San Carlo classiche. A me non me ne frega più proprio un ghetto. No, citazione a Zebone. Io pago l'abbonamento, voglio vedere il pallone che entra in porta. Ammazzi e tutti ammazzano, crepi e tutti crepano. Farò un rewatchino, lo dobbiamo fare per forza. Ma che noia cosa, Oslando, ci capisci una sega? Cioè, abbi pazienza se te lo dico, non ci capisci proprio un cazzo. Ho deciso, vengo con te. Cosa? Ma... Sì, sì, come... eravamo arrivati qua, che lui decide di partire insieme a lei per le corse intergalattiche, per amore, ovviamente. È su Namek, sono su Namek qui. Qui vabbè, la recitazione, c'è bisogno di lezioni di recitazione di teatro, però ci siamo. Quella lì è la mia ragazza. Però qui vedo una mano sopra la spalla, io starei attento, eh. Comunque molti mi dicono che secondo Wikipedia Fiona ha 13 anni, eh. Ma quindi c'è qualche capitolo anche precedente a vacanze estive, ragazzi? Suonare, allora io vi saluto. Che di... Oh, carissimo! Di a Fiona che torno tra poco, eh? Sì, no, ascolta, ti devo dire una cosa, vedi? Noi pensiamo tu sia troppo una distrazione per lei. Da quando ci segui, lei non ti dedica di meno alla sua passione. Quindi sarebbe meglio che tu non tornassi. Cerca di capire, fallo per lei. No, ragazzi, come cazzo fa? Io voglio parlare con lei. Fatemi parlare con lei e sistemiamo tutto, vedrete. Ne abbiamo già parlato con lei ed è totalmente d'accordo, quindi se non c'è altro.
Ma scusa, ma che pezzo di merda è? Ma non mi fai parlare nemmeno con la Sofia di un problema così grosso. È una cosa, è una sorta di mafietta, eh. Ma lei ne sa qualcosa, secondo me no. Ma l'ha tirato in faccia a Timmy? Oh, tu sei la ragazza di... Ehi, no, non sono affatto la sua ragazza, ma cosa vai a pensare? Your Name è il mio film anime preferito in assoluto. Lei è quella di Your Name, tra le altre cose, mi ricordo nemmeno come si chiama, ma... Cioè... No, ora c'è il triangolone, ragazzi, dai. Questa Mitsuo, aia, la butta in culo, io lo butta in culo, 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 butta in culo. Che a un certo punto non si capiva più se era lui a mangiare il sushi o se era il sushi a mangiare lui. Grazie, Fede. Dio che sai, è davvero bello qui. Avevo proprio... No, ma perché... No, ma non è quello, amore, è che... C'era una cosa che non tornava qui nella tastiera, ho cliccato e è venuto fuori un attimo di rumore strano. E in fondo chi siamo noi per stabilire cos'è la realtà? Ma che cazzo vuoi, Sharkelle, con la realtà che stavi parlando con Conan nel film precedente, cioè... Io so che non ci possiamo accontentare. Ma che sta succedendo, ragazzi? Mi sento troppo in imbarazzo per quello che le ho detto. Ma lei ora ti adora per quello? Cioè, l'ha messo t'ho un capito, culo. Ma adesso io devo strapparmi il cuore e metterlo in un frullatore, capisci? Ah, sì, giusto, scusa. Se c'è una cosa importante che ho imparato in questi ultimi giorni, è che proprio per il fatto di essere così amici che bisogna rispettare le decisioni dell'altro. Sono d'accordo. Anche se ciò comporta... Dell'alto, cioè della divinità. L'ha trovata? Dov'è? A Riccione, sempre. È il suo posto preferito. Sotto il sole, sotto il sole. Di Riccione, di Riccione! Mi perdo. E non ci penso più. Sì, ma io non ho capito come restano, cioè... Buon Natale, amore mio. No, no, è proprio finita così, ragazzi. Dario, guarda la sua intervista alla radio. C'è un'intervista alla radio. In arte Sharkelle. Sì. Che... come mai questo nome? Questo, beh, mio padre veniva chiamato lo squalo. Allora io aprendo un canale YouTube... Lor! Ora viene da chiedersi perché Supa veniva chiamato lo squalo. Di questi manga, anche. Sì, di questi manga, di questa cosa di cui ho sentito parlare, ma... Che cos'è questa cosa? È un po' astratto questo termine. Vorrei cogliere, vorrei surgere il significato di codesto loculo. Che cazzo è stato? Sì, sì, è il pit. No, abbiamo scoperto il pit di Universum. Sì, allora, ti posso dire una cosa? O te ora ridi? Fra pochi minuti sarà droga. Ma scusa, che stiamo a fare? È una scuola questa? Ma quale scuola? Quelle ci penso io a bruciarle. Che ha detto? Non ho capito. Oh! Ah! 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 Era esattamente quello che le volevo dire io. Ma non me lo potevi dire un attimo prima? Direi che non me lo sono lavato bene stamattina. Sì, sono proprio le gag con le pecorecce di Alagreggio. Leonardo da Vinci. Ma come Leonardo Vinci? Scusa, quando me lo dici che giocava nel Milan e che suo fratello si chiama Codice? Vedevi come indovinavo? Ma che cazzo? Lo togli. Ritrovare quella forza che soltanto i veri fan di Dragon Ball hanno. C'è un attimo di smarrimento. Ah, c'è la sfida. Ah, bello qua col... con l'immagine di DeviantArt dietro, col watermark. Break the ice, break the ice, break the ice now. Break the ice, break the ice, break the ice now. Ritrovare quella forza che soltanto i veri fan di Dragon Ball hanno. Ora che ti ho ritrovato non ti perderò più. Ma l'ha ritrovata grazie a questo film, contratto lo spam dell'inverno.